La zona gialla non è entrata ancora in vigore ma Salerno è già stata presa d'assalto tra ieri e oggi. Migliaia di persone hanno approfittato del primo sole primaverile per riversarsi in strada e trascorrere qualche ora di relax all'aperto, un fenomeno che preoccupa le autorità anche in considerazione del livello di contagiosità che continua ad essere alto nel Salernitano. Su 3.922 tamponi analizzati, 318 sono risultati positivi. Il covid dunque continua a circolare sia nel capoluogo che nel resto del della provincia. E' anche per questo che il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha subito chiesto un incontro al prefetto per organizzare il piano da mettere in campo. La parola torna ancora una volta alle responsabilità dei singoli. Siamo un popolo civile, siamo un popolo maturo, ciascuno deve avere comportamenti conseguenti ad un'idea di civiltà che ci deve contraddistinguere. Altrimenti non basteranno i Marines, i corpi speciali per tenere a bada. Una posizione dissennata di chi intende credere che tutto sia risolto. Il sindaco ha ribadito la necessità di tenere alta la guardia per riuscire a debellare definitivamente il Covid e consentire anche all'economia di ripartire. Siamo in via di soluzione, probabilmente, me lo auguro. Ma non ci vuole niente per farci fare dei passi terribili all'indietro. Quindi grande responsabilità personale, grande intelligenza, grande cautela per uscire in via definitiva da questa situazione.